diventare legato fortemente col territorio, la mozzarella si fa solo qui, per fortuna non si fa da altre parti, che mi ha spinto a ritornare in campo. Il nuovo caseificio si chiama La Cardonia. La Cardonia è, il nome lo prende dal cardo, che è una pianta molto presente nella zona dove andremo poi a stabilirci definitivamente, perché in questo momento stiamo lavorando in un caseificio in prestito e proprio in questi giorni abbiamo aperto un punto vendita qui giù a Pestum, a pochi metri dall'allevamento nostro di riferimento. Diamo un attimo l'indirizzo. L'indirizzo dell'unità produttiva è a Rocca d'Aspide, nel comune di Rocca d'Aspide, in una vallata bellissima lungo il fiume Calore. Il punto vendita è sulla statale 18, al chilometro 94, sulla strada di grande comunicazione Agropoli-Battipaglia. Quindi sulla strada delle mozzarelle, lato ritorno, diciamolo. Per... Sulla strada delle mozzarelle, lato ritorno, è il secondo caseificio che si incontra dopo Agropoli, secondo punto vendita. Quindi Cardonia, dicevi? Quindi Cardonia mozzarella e basta. Ci chiedono anche altri prodotti, ma io sono molto legato solo e esclusivamente alla mozzarella. Latte bufala è stato da sempre è stato utilizzato per produrre mozzarella. E poi una scelta coraggiosa quella di non entrare nel consorzio di tutela. Perché siamo molto legati alla nostra idea di fare la mozzarella. Per quanto mi riguarda, il disciplinare del consorzio in questo momento forse è troppo largo. Noi ci siamo autoregolamentati in maniera molto molto stretta, lavoriamo solo latte del nostro allevamento, latte controllato in maniera feroce dall'alimentazione ad andare avanti e avveriamo in termini assoluti l'utilizzo di qualsiasi forma di latte o pasta congelata. Il consorzio in questo momento mi sembra orientato verso altre scelte. Sinceramente io mi assumo le mie responsabilità, non utilizzo e non utilizzerò mai niente di raffreddato, e fin quando un consorzio prende in considerazione l'utilizzo di latte o pasta congelata, ed è notizia di questi giorni che la strada che hanno intrapreso è quella, io preferisco restarne fuori e autoregolamentarmi in questo modo. Perché secondo te l'utilizzo della pasta congelata è da evitare nella produzione di mozzarella di bufala? Non ho detto che è da evitare, è una scelta. Noi abbiamo fatto una scelta di fare la mozzarella quanto più vicina ai sapori e ai profumi di 50 e di 100 anni fa. La mozzarella per me, proprio perché è un prodotto che si identifica in questo territorio e si fa solo qui, come ho detto prima, cerchiamo di farla nella maniera che si avvicina il più possibile a quella alla maniera tradizionale. E sicuramente 100 anni fa non si congelava il latte, non fa la mozzarella. Ci dai un paio di numeri? Quante bufale e quanti chili di mozzarella producete? Noi in questo momento stiamo facendo circa 300 kg di mozzarella al giorno, con un allevamento di 110 bufale in questo momento in lattazione. Quindi lavoriamo quei 12-13 quintali di latte che vanno più che bene per fare questa quantità di mozzarella che è tutta venduta, per fortuna. Thank you.